Cappella Domina Nostra, trasmettiamo in diretta all'ora santa. Thank you.
il mio amore. Per voi esige risposta. Io ho steso le mie braccia sulla croce. Ho consegnato le mie mani perché i chiodi, grossi chiodi di ferro, le trapassassero. Ho dato tutto per voi. Ciò che non potevate neppure lontanamente immaginare. Solo la luce del Padre mio, lo Spirito Santo, poteva lasciare scorgere nei profeti dell'Antico Testamento ciò che il Salvatore avrebbe sofferto per lui. Nell'ultima cena vi ho dato come cibo il mio corpo per non lasciarvi soli e ho sperato e ho pregato con Maria mia madre il Padre che è nei cieli perché voi foste consapevoli anzitutto di questo grande dono, l'Eucaristia. Questo è il mio corpo. Questo è il calice del mio sangue, corpo, sangue. Ho consegnato tutto me stesso a voi nell'ultima cena, quando poche ore prima che Giuda mi tradisse, consegnandomi al Sinedrio, ho raccolto gli apostoli nell'intimità del cenacolo. Il mio amore per voi è esigente. Non lo hanno capito i vostri capi, quelli che meritate, ciechi, guide di ciechi. Potrò io, il Signore, essere contento di voi? No, in verità vi dico, siete il mio grande dolore. Non mi conoscete più. Mi raffrontate ad altri salvatori. Mi paragonate ad altri redentori. Studiate e approfondite per vedere se ce n'è altri che salvino oltre me. E mentre un pensiero non più cristiano, come virus letale, miete vittime, siete ora angosciati per un altro virus che mieterà tante vittime. Avete piazzato nell'indifferenza generale gli idoli nella città eterna di Roma,
Avete inneggiato ai demoni, avete sfidato Dio. E se arriverà l'ora in cui io, il Signore, chiederò conto a ciascuno dei protagonisti di questa orgia idolatrica, pure a voi ora chiedo conto. Popolo di Dio, dove sei? Come hai reagito all'idolatria dominante? Mando i miei profeti e li canzonate. Invio i miei umili messaggeri e non vi credete. Spedisco nel dolore anime che con la forza della fede indichino la strada come il Battista, e i farisei di questo tempo li denigrano. Il mio amore è esigente. Non ho altra via adesso che quella della correzione divina. Studiate pure, dottori del nulla, se io so castigare o meno. Intanto, mentre voi studierete, io, il Signore, sono pronto a castigarvi. E in questo atto che dovete scorgere ora il mio amore, potrei abbandonarvi a voi stessi come meritereste, teologi e pastori che state sbranando le pecore, ma non lo farò per riguardo al mio nome e per quelle piccole anime vittime che voi disprezzate e che invece come parafulmini però invocano, impetrano la mia misericordia.
il mio amore è esigente. Interpellate pure questi vostri pastori che predicano solo che io sono buono, che io perdono sempre, che in me non c'è il giudizio, c'è solo la misericordia. Alterano così il dato della scrittura e diventano maestri della menzogna. Per essi pastori ciechi è pronto l'inferno. Per essi e per coloro che consapevoli nel gregge vi stanno dietro. La mia ira, se volete credermi, si è accesa. Io sono in definitiva lo sposo della mia Chiesa. Pastori senza serietà, che predicano un falso Vangelo che io non ho annunziato, che riducono me a un uomo che ha fatto grandi cose, bestemmiando così. Io ho il braccio pronto a essere disteso su tutti voi e voi non lo capite. E anche questo è atto d'amore. Nessuno potrà mai venire a dirmi cosa faccio col Padre mio e con lo Spirito, perché io sono Dio e non ce n'è altro. Ho atteso che faceste riparazione per il peccato di idolatria pagana che ha reso desolata Roma e che ha fatto traboccare il calice dell'ira del Padre. O se aveste pastori seri, ce ne sono, ma taccio. Io li mummifico, li rendo insignificanti nel loro inutile silenzio, perché il pastore deve alzare la voce per salvare il gregge. C'è chi ha detto che non bisogna stare con gli eretici e avete ugualmente affollato le chiese. Io provvederò a renderle deserte, visto che non avete voluto ascoltare la profezia e ora sotto gli occhi di tutti voi ciò che opera. Se aveste un solo pastore, chiedete ai cristiani di Roma quando il fiume Tevere esondò e allagò l'intera città di Roma e venne la peste e morivano a centinaia e centinaia, e fu allora che il mio grande servo, astro luminoso nel firmamento dei pastori santi, Gregorio il Grande, decise, riflettete su questo, di fare una processione penitenziale a piedi nudi, lui il Papa, vero pastore? Non immisse documenti, non perse tempo, non fece neanche un annuncio. Sollecitato dall'amore per Dio, per la Chiesa, comprese che quelli erano castighi per Roma. E scendendo dal palazzo apostolico a piedi nudi, cominciò a percorrere le vie fangose attorno al Tevere,
per raggiungere in preghiera la Basilica di San Pietro. E i romani, vedendo il pastore santo, penitente e orante, si unirono a lui in un'unica invocazione: pace, Domine, pace, popolo tuo, ne in eterno, in ascaris nobis. Abbi pietà, Signore, abbi pietà del tuo popolo, non essere adirato in eterno. Oh, Gregorio il pastore è riuscito a impetrare il soccorso divino. Tutti poterono vedere in un istante nel cielo l'arcangelo riporre di nuovo la spada nel fodero. La mia giustizia, che nessuno può determinare, cancellare o controllare, lo sappiano i falsi pastori, i maestri ciechi. La mia giustizia venne allora placata. Ma se io dicessi a questo mio piccolo strumento: vai, parroco, vai a Roma. Vai a Roma e percorri il Tevere da una punta fino a Piazza San Pietro. Oggi lo arresterebbero, lo canzonerebbero e tutti voi, esclusi alcuni, continuereste a rimanere a casa. Come io posso aver pietà di un popolo immerso nella perversione morale? Quante anime di innocenti si presentano dinanzi al Padre mio perché abortiti? Quanti bambini vengono sporcati da falsi messaggi ideologici? Continuerò forse a tollerare il peccato del mondo? Guardate la parola di Dio, studiatela non con i falsi pastori, ma così com'è. Troverete Sodoma e Gomorra, che non sono leggende, poiché questa è sacra scrittura e parola di salvezza. Troverete le sette coppe dell'ira di Dio nell'Apocalisse e gli angeli che annunciano i flagelli. Maestri del nulla, se il mondo vi teme e questi poveri cattolici pavidi si piegano dinanzi alla vostra dittatura diabolica, sappiate che io sono capace di far sorgere piccoli strumenti che da soli, ora che la mia giustizia è colma, vi sgomineranno e vi umilieranno come meritate. Anime che mi ascoltate, questi è il Signore che parla. Conoscetemi bene prima che sia troppo tardi. E guardate, se lo volete, a mia madre. C'è ancora tempo, ma voglio che i calli stiano sulle dita che sgranano i rosari. Voglio che preghiate anche di notte, che facciate penitenza. Solo così, come sempre è accaduto, il mondo sarà salvo. Io mando i miei messaggeri anche ai potenti del mondo. Il mio amato Giovannino Bosco lo costrinsi tramite mia madre a minacciare il re perché non approvasse leggi contro la mia chiesa. Egli, Giovannino Bosco, vide un bambino
che annunciava l'ingresso della morte in casa Savoia. Io stesso l'ho mandato a dire al re che entro 3 generazioni casa Savoia sarebbe stata estinta dal castigo di Dio. Il re non ha voluto ascoltare, è sotto gli occhi di tutti voi come è andato. Io uso misericordia, offro il perdono, ma esigo, pretendo e voglio conversione e penitenza.
il mio amore esigente anime, non sono morto in croce per vanità, né sono salito sul Calvario per essere poi ridotto da questi falsi maestri a un comune profeta di Dio. Io, Gesù, sono l'unico Salvatore del mondo. Posso decidere di parlarvi come voglio, attraverso chi voglio e dove voglio io. Quando l'ira del Padre mio, come leggete nei testi sacri che costituiscono il nucleo stesso della fede, quando l'ira del Padre mio si abbatté su un'umanità perversa, Noè, che era giusto e timorato di Dio, costruì l'arca. Riflettete bene sui testi della Scrittura, vi daranno luce per i tempi che vivete. Mangiavano, bevevano, si godevano la vita. Noè invece costruiva l'arca e lo prendevano in giro. Come oggi accade esattamente con coloro che guardano il cielo e attendono da me la salvezza e parlano di castighi e parlano di grande avvertimento. E i falsi maestri incitano a prendere in giro i miei profeti di oggi. Io non ho mandato invano mia madre tra di voi, l'ho richiamata a me perché non permetterò oltre che continuino a disprezzarla. Ella mi implora, come voi non potete vedere, affinché rimanga ancora a far sentire la sua voce. Ma ora basta. Noè ha costruito l'arca e io oggi vi do un'arca. Chiunque vi entrerà sarà salvato. Questo messaggio solenne, attraverso questo mio umiliato strumento, ingiustamente scomunicato, che porta una croce pesante senza darlo a vedere, che tutti prendono di mira perché ha il coraggio di gridare la verità, attraverso questo strumento umiliato, attraverso questo mio eletto sacerdote, mio e di mia madre, vi dico, l'arca c'è, chi vi si rifugia sarà salvo. Io proteggerò in modo speciale quanti, soprattutto adesso, reciteranno la corona del rosario per intero. Saranno protetti dal mio amore. E come l'arca di Noè salvò quanti vi entrarono, così nel cuore immacolato di mia madre ho stabilito che abbiate la salvezza. Pastori falsi, menzogneri, dottori del nulla, insolenti e pastori vigliacchi, silenziosi e impauriti, verrà tra queste due fila di pastori, verrà tra i pastori vigliacchi e i pastori insolenti il vero pastore, che con il bastone in mano, scelto da mia madre, radunerà ora gli eletti e li introdurrà nell'arca del suo cuore immacolato. Egli avrà il coraggio del leone, eppure chi lo accosterà
sentirai il belato di un agnello, tanta è la sua mitezza. Egli sarà il pastore giusto, il prelato che già secoli fa, nelle apparizioni dette della Madonna del Buon Successo, è stato profetizzato. Scuoterà i pastori pavidi e sarà la gioia degli eletti. Ora pregate. Pregate perché questo accada. E quanti tra di voi avete compreso questo appello? Vigilate sulle anime distratte, sulle anime superficiali, sulle anime fredde. Io do tutto il mio amore, chiedo solo il vostro cuore, sono qui, il deserto avanza, mia madre è il vostro rifugio, io, il Signore, di fronte a cui tutte le ginocchia si piegheranno, ho parlato. Amen.
Pane de cielo prestigis eis, omne mercamen tum Israel, nobis ut sacramentum mirabili passionis tue memoria reliquisti, tribu equestus, id annos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerar, ut redentionis tue in nobis fructu iugit essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Questa notte, per 9 notti consecutive, alle 3:30 andrà in onda su Radio Domina la recita del Santo Rosario con i misteri dolorosi per impetrare misericordia e offrire riparazione di fronte all'epidemia dilagante. Sia lodato Gesù Cristo. Christus regit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus regit, Christus regnat, Christus, Christus. Sumo pontifici et universali patri, pax vita,
pesar.